Un buon pomeriggio e un buon inizio di settimana dalla redazione di Elive. Benvenuti a una nuova edizione del telegiornale che in primo piano vede una notizia di cronaca, in particolare un'operazione antiterrorismo svolta dalla Digos di Brescia proprio all'alba di questa mattina. Allora, per i dettagli ci spostiamo innanzitutto sul nostro quotidiano online, proviamo un po' a fare il quadro della situazione prima di ascoltare quelle che sono le voci. Il virgolettato che vedete, messaggi d'odio contro il mondo occidentale, sono parole pronunciate proprio poco fa in questura a Brescia, e fra qualche minuto sentiremo anche le parole del questore e del procuratore della Repubblica di Brescia. Intanto facciamo un po' il bilancio di questa operazione: due persone arrestate, una terza indagata e un'altra ancora che è stata perquisita ma per il momento non è indagata. E questo è il bilancio finale dell'operazione antiterrorismo portata a termine all'alba di questa mattina dagli agenti della Digos di Brescia. I due arrestati sono dei giovanissimi pakistani, uno naturalizzato italiano e l'altro con regolare permesso di soggiorno. Ora sono accusati di aver diffuso contenuti jihadisti con finalità di proselitismo, riconducibili alle organizzazioni terroristiche Jihad Islamica Palestinese, Stato Islamico e Al-Qaeda. Significativa è la diffusione di messaggi d'odio rivolti contro il mondo occidentale, gli ebrei e le comunità LGBT, per i quali si è ricorso anche a iconografie, immagini caricaturali, stilizzate e meme di matrice suprematista e neonazista, fa sapere la questura, tese ad esaltare la figura di Hitler, dell'SS, dei terroristi di estrema destra italiani. Le investigazioni hanno consentito di individuare altri due soggetti collegati ai giovani, come abbiamo già detto, che condividevano con loro l'interesse per queste tematiche jihadiste. Uno dei due in particolare ha postato sul web numerosi contenuti connotati da profondo sentimento antisemita e omofobo. Allora, come promesso, adesso ci spostiamo in questura dove pochi minuti fa è terminata la conferenza stampa di presentazione di quanto avvenuto proprio questa mattina, al culmine tra l'altro di più di un anno di indagine. Allora ascoltiamo le parole di Francesco Prete, procuratore della Repubblica di Brescia, e di Rodolfo Spina, che invece è il questore della nostra città. L'indagine nasce da una segnalazione dei nostri servizi di intelligence che segnalano per l'appunto alla polizia di prevenzione e da questa poi alla Digos di Brescia l'attività di questi due giovani pakistani molto attivi sul web nel propagandare le idee e non solo queste, con finalità di terrorismo, di affermazione dell'odio razziale, con contenuti anche di suprematismo e filonazisti. Uno di 20 anni, un altro di 22 anni, un terzo soggetto è indagato ed è stato perquisito questa mattina, un quarto soggetto è stato pure perquisito ma non è al momento indagato. Le accuse sostanzialmente sono quella di diffusione di materiale dal contenuto jihadista con finalità di proselitismo riconducibile a formazioni terroristiche quali Al-Qaeda, Stato Islamico e anche la formazione Al-Qassam, che è il braccio armato di Hamas. Vi è anche un'altra imputazione molto significativa, che è quella della propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa, segnatamente quindi propaganda antisemita. I due giovani arrestati sono persone integrate nel tessuto sociale e lavorativo bresciano, uno dei due è naturalizzato italiano, mentre l'altro è titolare di regolare permesso di soggiorno. Proseguiamo con la cronaca e con quanto avvenuto sempre durante la scorsa notte, però a Vobarno, un rocambolesco inseguimento finito contro un muro.
Ha concluso la sua fuga schiantandosi contro un muro, un inseguimento iniziato attorno alle 3 della scorsa notte per le vie di Bovarno. Alla guida del mezzo c'era un cittadino albanese con precedenti per reati contro il patrimonio, che dopo la brusca fine del tentativo di fuga è stato arrestato con l'accusa di resistenza per la pericolosità creata con la sua folle corsa. L'uomo aveva pigiato sull'acceleratore alla vista dei carabinieri del comune Valsabbino. Dopo l'incidente, i militari hanno subito bloccato il fuggiasco, ponendolo in stato d'arresto. I primi approfondimenti hanno rivelato che non aveva mai conseguito la patente e vi sono sospetti anche su cosa stesse facendo in giro a tarda notte, visto che sul furgone sono stati ritrovati diversi attrezzi utilizzabili per scassinare porte e finestre. Voltiamo pagina alla politica. Lo scorso fine settimana, nella giornata di ieri, in realtà si è celebrato il primo congresso provinciale di Fratelli d'Italia. L'auditorium Capretti è stato riconfermato quello che già era il segretario provinciale del partito di Giorgia Meloni, Diego Zarneri. Allora ascoltiamo un brevissimo estratto del suo intervento in cui guarda già avanti, guarda quello che sarà un anno davvero impegnativo, 2024, per la politica bresciana, con decine e decine di comuni che andranno ad elezioni. Oggi siamo la forza politica più rappresentata all'interno del centrodestra, siamo credibili e siamo stati interpreti di quel nuovo ruolo che oggi è la sfida più importante per il nostro partito. Ci aspettano 143 comuni al voto e questo vuol dire tante sfide nuove, perché dobbiamo consolidare la presenza di Fratelli d'Italia sui territori e questo momento di amministrativa è un momento importantissimo. Cambieranno gli equilibri, spesso ci troviamo in maggioranza con amici della coalizione di Lega e Forza Italia, per cui dovremo a volte saper scegliere per senso di responsabilità la continuità del buon lavoro di governo, di quelle amministrazioni che abbiamo condiviso, e altre volte dovremo essere invece capaci di strappare al centro-sinistra o ai territori che ancora non governiamo un sindaco in più, un amministratore in più. Ed è stato un weekend ricco di politica per la terra bresciana, perché proprio nelle stesse ore al Museo Mille Miglia si stava concludendo quella che è stata la scuola di formazione politica organizzata da Azione. Tantissimi gli ospiti in questi 3 giorni, ma soprattutto tantissimi i giovani, gli under 30, che hanno preso parte a questa scuola di formazione, anche molto concreta, come abbiamo visto nei giorni scorsi. Fra gli ospiti c'era anche l'ex ministro Enrico Costa, allora lo ascoltiamo. Possiamo dire che sembra di fare un po' un tuffo nel passato, andare indietro di anni quando la politica si studiava, era un po' che non si studiava. Sì, è vero, effettivamente oggi la politica è fatta di slogan, è fatta di titoli ad effetto, è fatta di quotidianità, ma nel senso meno nobile, nel senso che ciascuno ogni giorno parla dell'argomento che è di attualità e magari poi salta da un punto all'altro, da un tema all'altro, con dichiarazioni che magari non sono specifiche, non sono studiate, non sono fondate su dei dati specifici. Noi invece vorremmo cercare di fare un qualcosa di diverso, cercare di dare alla nostra proposta delle basi che non siano solo basi di, diciamo, anzi che non siano basi di demagogia, ma che siano basi diciamo che reggano nel tempo. Io vedo la mia materia di studio, che è quella della giustizia. Abbiamo un governo in cui di fronte ad ogni emergenza si inventa un reato. È chiaro che nei titoli dei giornali, stretta, giro di vite, nuovo reato, pugno di ferro, sono frasi che anche ad effetto, però poi lasciano il tempo che trovano, non risolvono le questioni. Purtroppo però oggi anche un po' la superficialità nell'analisi della politica porta ad avere effetto a certi modi di fare e magari meno efficacia a chi studia e a chi approfondisce. Cambiamo argomento. Come ampiamente annunciato nei giorni scorsi, nel fine settimana è arrivato il freddo che appunto ha portato anche al nord Italia quelle che sono le prime gelate in pianura, e ci aspetta una settimana che sarà tutto sommato molto simile, una settimana totalmente invernale con il probabile anche ritorno della neve. 3B. Bentrovati da Nico Schiodetto. Tendenza per la nuova settimana. Dopo la giornata di domenica, con l'afflusso di aria fredda dal nord Europa, le temperature caleranno su tutto lo stivale. La nuova settimana sarà tipicamente invernale.
Sopraggiungerà da ovest una perturbazione martedì, un'altra probabilmente tra mercoledì e giovedì. Attenzione perché le nevicate scenderanno a tratti possibili fino in pianura al nord-ovest, a quote di bassa montagna anche sul nord-est. Qualche precipitazione comunque in transito anche al centro-sud con clima ventoso. Rimanete aggiornati scaricando l'app di Trevimeteo oppure trovate gli aggiornamenti sul nostro sito web. Una situazione climatica che sicuramente farà la fortuna e la felicità di chi ama, di chi vive le montagne bresciane e lombarde, che sebbene la stagione sciistica sia appena iniziata per alcuni e non ancora iniziata per altri, in questo 2023 ha dei numeri da record. La stagione sciistica deve ancora iniziare, ma nonostante ciò i numeri delle montagne lombarde in questo 2023 sono già da record, con il 7% in più di presenze rispetto al 2019, che come sappiamo è stato un po' l'anno d'oro del settore turistico italiano. Dall'analisi dei flussi della montagna lombarda emergono dati molto positivi, spiega l'assessore regionale Barbara Mazzali. Il trend vede infatti un aumento molto rilevante di arrivi e presenze, soprattutto grazie al traino dei turisti italiani, da sempre bacino di affluenza principale della montagna lombarda. Venendo ai numeri, sono stati 4,2 milioni i turisti che hanno soggiornato complessivamente sui Monti Lombardi quest'anno, 268.292 presenze in più rispetto al 2019, un interesse che si è andato a riflettere anche sulle ricerche web. Ora bisognerà vedere come andrà l'ultima parte dell'anno, che come sappiamo sarà la più importante o quasi. I dati si potranno valutare dopo nei primi mesi del 2024. Una notizia ora economica a cura dei colleghi di Italpress riguarda il PIL del nostro paese che nell'ultimo trimestre segna un leggero, lievissimo aumento in positivo. C'è però ancora un'inflazione che morde e lo fa in particolare sui risparmi degli italiani. Nel terzo trimestre del 2023 il prodotto interno lordo, corretto per gli effetti di calendario, è cresciuto dello 0,1% sia rispetto al trimestre precedente sia nei confronti del terzo trimestre del 2022, lo rende noto l'Istat. Rispetto al trimestre precedente, tra i principali aggregati della domanda interna risultano in crescita i consumi finali nazionali, mentre gli investimenti fissi lordi si riducono dello 0,1%. Le importazioni sono diminuite del 2% e le esportazioni sono aumentate dello 0,6%. I dati sul PIL arrivano in un contesto di preoccupazione da parte delle famiglie per l'erosione dei risparmi legata all'inflazione. Secondo il 57esimo rapporto Censis sulla situazione del paese, due famiglie su tre prevedono che alla fine dell'anno i loro redditi saranno uguali a quelli dell'anno precedente. Soltanto il 44,1% prevede di riuscire a mantenere gli stessi livelli dell'anno passato. Il 48,5% teme invece di vedere i propri risparmi diminuire rispetto al 2022. Ora una ricca pagina sportiva come d'altronde ogni lunedì, una domenica ricca di soddisfazioni per lo sport bresciano. Finalmente possiamo tornare a raccontare di una nuova vittoria del Brescia Calcio e fra l'altro una vittoria netta e convincente a Rigamonti contro la Sampdoria. Il commento di Fabio Pettenò. Se un sogno, non svegliatemi, verrebbe da dire alla luce della prestazione magistrale che il Brescia ha offerto contro la Sampdoria. Il risultato parla chiaro, 3-1 in favore delle rondinelle contro i blucerchiati del binomio bresciano Pirlo-Barogno. Il Brescia vince la partita nei primi 45 minuti, quando Iallo, Borrelli con una magia e Bjarnason, al termine di un'azione corale straordinaria, mettevano a nudo tutte le fragilità della squadra genovese, ma soprattutto le qualità del gruppo guidato da Rolando Maran. Un Rolando Maran che tornava sulla panchina ufficialmente dello Stadio Rigamonti dopo 17 anni e un Rolando Maran che sta dando davvero del suo, sta mettendo del suo per questo Brescia. Terzo risultato utile consecutivo per il tecnico trentino che sta guidando il Brescia alla risalita in campionato. I punti in classifica adesso sono 18, Brescia che si allontana dalla zona pericolosa, ma soprattutto un Brescia che ha legittimato questo risultato con la traversa nel secondo tempo di Van Deloy, l'errore di Bianchi abbastanza clamoroso per il poker e poi ha preso comunque un gol molto bello da parte della Sampdoria che però non ha inficiato il risultato. Torna a risultare il popolo biancoazzurro, torna a risultare il Brescia e lo fa, ripetiamo, con una sontuosa prestazione. Ora chiaramente è tempo di continuare a sognare, quindi non svegliateci.
Lo ha citato più volte il nostro Fabio Petenò, che ringraziamo, il nuovo allenatore delle rondinelle Rolando Maran. La sua mano comincia a vedersi, 3 risultati positivi in 3 partite. Allora ascoltiamolo al termine di questa. Ci tenevo tanto che non si prendesse gol. Ti andava bene anche il 3-0. No, mi andava meglio, non bene. Andava meglio perché era bello finire con senza subire reti, e anche perché era una partita veramente dove avevamo, sì, è stato bravo Lezzerini in un paio di situazioni, però se andiamo a vedere il compito delle azioni clamorose da gol, non c'è stata partita, insomma. Per cui era una partita che mi piaceva più portare a casa con senza subire reti, però comunque la portare a casa con un grande merito. Siamo stati, dopo una settimana, 2 settimane particolari, perché poi io non ne ho mai parlato, ma dove tanti di questi giocatori hanno avuto febbre, ci siamo alternati tra allenarsi e non allenarsi, perché hanno avuto una serie di problemi. Però hanno risposto alla grande, con grande sacrificio, con un atteggiamento di una squadra che sa quello che vuole. E la prima cosa che avevo chiesto anche oggi, di darci un segnale. E il segnale ce lo siamo dati in modo forte, in modo convinto. Un segnale forte e convinto l'ha indubbiamente dato anche la Pallacanestro Brescia all'intera Serie A, perché nella trasferta, lo sapevamo, insidiosa di Scafati, è riuscita ad agguantare una vittoria davvero sudata al termine di una battaglia punto a punto, che però dimostra ancora una volta il carattere e l'importanza del gruppo squadra di quest'anno della Pallacanestro Brescia. Risultato finale di 83-89 per la Germani e primato confermato. Una Pallacanestro Brescia stoica, di carattere, mette a segno la rimonta nel catino infuocato di Scafati e riesce a battere i padroni di casa 83-89, mantenendo così la vetta della classifica, ora condivisa soltanto con la Virtus Bologna. Fin dalle prime battute si capisce che la partita sarà in salita, una vera battaglia come c'era da attendersi. Sebbene sia la Germani con Gabriel a inaugurare il referto, la Givova morde subito e passa in vantaggio. Magro è quindi costretto a spendere un timeout per non far scappare gli avversari e Brescia riesce a mantenersi in scia. Achele e Messenburg tirano la squadra a inizio secondo quarto. Scafati non molla e riesce a mantenersi avanti. Quando si va alla pausa lunga, Brescia ancora rincorre 42-38. La Givova esce dagli spogliatoi carica. È il momento più delicato e la Germani risponde presente alzando l'intensità difensiva e colpendo in attacco con 2 canestri di Criston e un gioco da 3 punti di Petruccelli. Si lotta e Bilan riporta i bresciani sopra 54-55. Le due squadre si alternano al comando della gara. Un libero di Achele e un appoggio di Bilan regalano il più 4. A metà dell'ultimo e decisivo periodo Scafati torna avanti, ancora cambi di comando fino alle triple di Della Valle e di Gabriel che valgono il più 5. Scafati si riavvicina prima della tripla di Petruccelli e il canestro di Della Valle che valgono il massimo vantaggio sul 75-83. La Givova ci prova ancora con Gentile e Robinson, ma Petruccelli prima e Criston poi trovano i canestri che chiudono i conti. Il tempo a nostra disposizione è finito, ma come sempre tutte le informazioni, tutte le notizie le trovate sul nostro quotidiano online elibrescia.tv, eccolo qua, sul quale se volete trovate anche la diretta in streaming di live in questo piccolo box in basso a destra. Se invece tutte le notizie le volete ricevere direttamente con una notifica sul vostro telefono cellulare, non dovete far altro che iscrivervi ai nostri canali Telegram. Grazie per essere stati con noi anche quest'oggi. L'informazione in TV torna come sempre questa sera a partire dalle 19. Adesso non mi resta che augurarvi un buon proseguimento di giornata e a presto. Puoi rivedere questa edizione del telegiornale nella sezione E Live Play del nostro sito internet o riascoltarla in versione podcast su Spotify, Apple Podcast, Spreaker e Google Podcast.